segreto che Pellegrini abbia trovato meno spazio quest'anno, soprattutto a causa di Kanté. Andrebbe sicuramente sostituito a questo punto, però praticamente ci stanno offrendo 70 milioni. Io accetto. Accetto? Ma invece sapete che c'è? Invece rifiuto. Rifiuto per un discorso semplice, perché le mie carriere sono sempre state realistiche. E allora se quest'anno è stata meno realistica perché sono arrivati Ramos, Marziale e De Gea, voglio che continui ad essere realistica perché la Roma, i suoi giocatori anche abbastanza forti, pronti, cresciuti nel vivaio, i suoi capitani, le sue bandiere, no? Il nostro vanto che qualcuno non potrà mai avere, non li cede, non li cede. Pellegrini resta a Roma. Pellegrini resta a Roma. Squadra che vince non si cambia solitamente. Oggi la Roma invece cambia per l'inizio del girone di ritorno. Cambia modulo, si passa al 4-3-3, rinforzato di più il centrocampo perché c'è Kanté davanti alla difesa, supportato da Keita da una parte e proprio Pellegrini dall'altra. Oggi un po' messo alla prova, dato che è stato al centro di voci di mercato importanti, 70 milioni offerti alla Roma, rifiutati, perché Pellegrini resta qui. Kanté vuole far scattare il contropiede Roma. Pellegrini verticalmente per Firmino, che allarga ancora di più verso Martial. Sta arrivando anche Pellegrini, attenzione che è in zona tiro, si accentra, occhio al movimento di Keita, poi c'è larghissimo anche Under. Che azione! Roma 1, Atalanta 0, 7 minuti e Cengiz ci porta in vantaggio, come contro il Torino, più o meno dopo lo stesso minutaggio. Qui Pellegrini è stato perfetto, perché lui ha un gran piede, lo sappiamo, lo conosciamo, nella prima stagione ci ha fatto un gol bellissimo contro il Chelsea. E quindi poteva calciare, ha preferito non calciare, affidare a Keita che era messo meglio, Keita ancora meglio, ha visto poi Under. E allora, Roma 1, Atalanta niente. Allarga sulla destra verso Under, grande palla di Martial, occhio che c'è anche il possibile cross, c'è anche il momento di Keita sul primo palo, pallone proprio verso di lui, Keita prova ad arrivare, allontana Palomino, poi sbuca Kanté che è in zona tiro, destro, sportiello, grande risposta, che vuole andare dentro, Sahin, dietro, Keita. Che brivido però, poi ancora errore in uscita, che sì, sposta la palla a Kanté, sempre che sì, va dentro ancora Martinez, poi Ribeiro può calciare, Ribeiro ha pareggiato l'Atalanta, gol meritato perché era da 2-3 minuti che ci assediavano nella nostra tre quarti e alla fine arriva il gol del 1-1. Martinez passa su Ramos, sempre Martinez, cerca dalla parte opposta, Sahin che è solo e Ziller deve calare la sala cinesca, ancora calcio d'angolo, ancora Atalanta pericolosa. Aieco si prende un gran pallone, Pellegrini subito di prima per Keita, che cerca anch'esso di prima ottimamente poi Firmino, quindi palla ancora buona per Pellegrini che cerca il destro, largo ma non di molto. Finisce qui un grandissimo primo tempo, le due squadre si sono tutt'altro che studiate, palle gol da una parte e dall'altra, 1-1. Stavolta passa su Kanté, palla verticale, c'è Petagna che vuole girarsi su Ramos, poi fa correre Martinez, doppio passo fino in fondo, Ziller! E qui è stato fondamentale Ziller. Poi in qualche modo la palla passa per Smith, Kanté con le cattive ma senza fallo. Quindi palla in verticale per Fekir, c'è anche il movimento di Batshuayi, lanciato tra le linee, vediamo se parte, è passato, fino in fondo, Batshuayi col pallonetto, sportiello, ancora Batshuayi, traversa! Poi sta arrivando il Sharawi, altro cross verso Batshuayi, anticipato da Masiello. Finisce qui. Dopo 13 vittorie consecutive, la Roma si ferma di nuovo per 1-1, di nuovo allo Stadio Olimpico, contro una medio grande, se si può dire, questa volta e non contro una piccola come quella volta contro il Bari. Pareggio che ci sta, pareggio che è giusto per quello visto in campo, peccato perché ci siamo fatti raggiungere un po' presto e non siamo più riusciti a segnare. Arriva l'offerta che tanto aspettavamo per Riyad Mahrez, 31 milioni dall'Arsenal, quindi tornerebbe in Premier League Mahrez. Ci sta, io vado su 35 milioni, credo che non abbiate problemi, 35 tondi tondi, e vediamo un po'. Allora, accetto, dai, accetto, ho provato ad alzarla, però non voglio rischiare di perdere questa occasione, perché a questo punto sì, è un'occasione, spero che Mahrez accetti il contratto, e niente, ricordiamoci che non abbiamo venduto Pellegrini per una scelta più, diciamo, d'amore. Adesso però è il momento di fare sul serio. Abbiamo gli ultimi 2 giorni di calciomercato. L'ultimo, lo sapete, dura praticamente una settimana.
rispetto agli altri. Intanto andiamo a giocare con il Sassuolo e poi vediamo che succede. Non è il caso di fare tragedie, perché la Roma non è in un momento della sua stagione in cui ha bisogno per forza di vincere e solo di vincere, ma è importante dopo un pareggio, per come è arrivato soprattutto e per le sicurezze che potenzialmente può togliere, è importante ripartire, è importante vincere subito, anche perché questa è una sfida secca, quarto di finale di Team Cup, Coppa Italia, la Roma di fronte al Sassuolo e poi dopo questa sera ripenseremo anche al campionato. Intanto di fronte a noi la formazione emiliana, che chiaramente scende in campo così come la Roma, con 11 titolare o quasi, perché entrambi hanno voglia di andare avanti in questa competizione, la Roma forse un pochino di più dato che la vuole vincere a tutti i costi. E allora direi bando alle ciance, partiamo subito. Palla verticale a cercare Berardi che si accentra, poi cerca Papagar che può calciare fino in fondo, sinistro! Alto di un nulla sulla porta di David De Gea, primo squillo del Sassuolo al terzo minuto. Mertens lascia Kanté. Parte Kanté, va in percussione, poi allarga su Underci, ancora dentro Kanté, Under lo vede, la mette dentro verso Bashuayi, che attacca il primo palo e fa subito 1-0. Dopo 5 minuti, al primo tiro in porta, segna il 9 e la Roma rimette subito la freccia per far capire che con l'Atalanta è stato un passo falso e solo uno, Roma 1 e Sassuolo 0. Qui dimenticato Bashuayi. N'Golo Kanté verso Stefano El Shaarawy, che fallo su Kanté che è rimasto giù. Attenzione a un'entrataccia di Babacar su Kanté che non ce la fa, incredibile. Un'entrata completamente inutile, poi il vantaggio che non c'è. Arriva un giallo sacrosanto per Kuma Babacar, ma io francamente sono molto più preoccupato per Kanté. In un momento della stagione, perché la caviglia gli si è storta, non ce la fa Kanté. In un momento della stagione più che altro in cui sta tornando la Champions. Sono furioso. E questo spero non costi caro. Dentro Pellegrini, fuori Kanté. Vuole partire su Kebano, alla fine lo salta e verticalizza verso Under, che sterza, movimento di Bashuayi, palla verso il 9 che prova a tenerla, riesce a tenerla e a calciare sul palo e poi Stefano El Shaarawy, il tapin vincente, il 2-0 della Roma, che non si fa distrarre, se vogliamo, dall'infortunio di Kanté, continua a fare gol e mette al sicuro il risultato. Verso Under, c'è cioè dentro Mertens, palla per lui, non passa, ma ancora Under, questa volta il pallone passa, allora il sinistro, respinto, poi sta arrivando Bashuayi, 3-0, la palla è entrata, 3-0 Roma, al 42esimo, è un assedio, è un dominio, è il riassunto di questa stagione. Fekir, occhio al Shaarawy che è andato, la palla diventa buona per il faraone, poi ancora Fekir, calcia col sinistro, deviato da Cerbi, calcio di rigore, fallo di mano, il Sassuolo non ci capisce più nulla. E non è la prima volta che vediamo una situazione del genere in questa stagione, ma la Roma ormai è in un contesto di fiducia, ragazzi, che ci crea anche imbarazzo, onestamente, perché poi ho ricevuto un commento, raro perché non mi succede mai, però ho ricevuto un commento: questa carriera è noiosa perché le vinci tutte 5-0, però che faccio, mi segno da solo, quest'anno è così purtroppo, il livello è sempre leggenda, ma questa squadra è forte. E allora Bashuayi vuole andare per la tripletta, la rincorsa, il destro si allunga ma non abbastanza, Deli, Roma 4 Sassuolo 0, tripletta per il 9 e c'è il fischio finale, Roma 4 Sassuolo 0, i giallorossi si qualificano per le semifinali di Coppa Italia stagione 2019-2020, una Roma veramente fortissima, ma non l'abbiamo visto soltanto oggi, la Roma che oggi si riconferma come tante volte abbiamo visto in questa stagione, e il suo centravanti, il suo Michy Batshuayi, che l'anno scorso segnava poco ma segnava gol pesanti, quest'anno segna sia gol pesanti che segna tanto, insomma. Ah, intanto ci arriva un'altra offerta per Mahrez, anzi altre due, perché anche il Chelsea e il Paris Saint Germain, che so che può spendere tanto, intanto partita spostata a Bari-Roma di un giorno, Kanté starà fuori tre mesi. E sono i tre mesi più importanti della nostra stagione, praticamente. Da febbraio... Sì, da inizio febbraio a inizio aprile, praticamente, starà fuori. Anzi, a inizio maggio, tutto aprile anche. Incredibile, incredibile. Kanté non ci potrà essere utile per uno scherzo del destino beffardo in questa che è la stagione che stiamo dominando di più nelle nostre carriere da quando le porto su YouTube. E intanto vediamo un po' queste altre offerte... Proviamo a negoziare, perché io ho accettato l'Arsenal, però effettivamente se Chelsea e Paris possono offrire di più... Allora rifiuto Conte, perfetto, rifiuto subito, così tu te levi, perché non puoi partire così proprio, cioè almeno dimostrati comunque voglioso di trattare. Andiamo sul Paris Saint Germain, eccola qui, allora il Paris Saint Germain so che può offrire di più,
Anche perché è normale che se lo vendiamo al Paris dobbiamo, cioè devono pagare più di quanto ha pagato l'Arsenal. Anche loro hanno detto che è la loro ultima offerta e io accetto perché comunque è più di quello che ci ha offerto l'Arsenal. Un milioncino in più. Cioè poco poco, anzi neanche, però vabbè. Alla fine sarà Mahrez a prendere la decisione finale. Noi adesso dobbiamo pensare all'ultimo giorno di mercato e utilizzarlo nel modo migliore in realtà. Perché se cediamo Mahrez possiamo procedere con Tolisso. Altrimenti è tutto molto complicato. Quindi io voglio semplicemente l'avviso di giocatore venduto, vi prego. E non a un'ora dalla fine del mercato magari. Due mail. Venduto. Intanto, ok, il Paris non è riuscito, quindi abbiamo dato all'Arsenal 28 milioni e massa che tirchi. Ci hanno dato per il mercato. Noi andiamo subito su No. No, 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 no. Cioè, in metà episodio ci si è rotto Kanté e Tolisso è andato al Barcellona. Aia. Riflettiamo. Intanto Pellegrini diventerà titolare. Questa è una grande occasione per Pellegrini, perché fino a una settimana fa Pellegrini sembrava dover partire da Roma. Kanté assoluto titolare. Adesso Kanté è rotto, Tolisso non arriva e Pellegrini fa il titolare. Il calcio è strano, Beppe. A questo punto pensiamo a un altro incredibile colpo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Se non arriva Tolisso, deve comunque arrivare un centrocampista coi controcoglioni. Tipo lui. Che è difficile da prendere, mi rendo conto, mi rendo veramente conto che sia molto difficile da prendere. Comunque vado sui centrocampisti, il nostro fido uomo che utilizziamo per fare sacrifici. Sì, va bene, con Guaglio lo vogliono, però controfferta. Perché non posso offrirti quello che vuoi tu. Cioè 106 è il massimo che posso offrire. 95 mi resta qualcosa. Cioè non so se posso devo capire se posso spenderli. Se io ti do 95, lì mi dice che mi resta 0. Però probabilmente dei soldi in extremis la società ce li ha. Quindi teoricamente si potrebbe anche fare. Vediamo. Cioè in questo modo, che ti offro 10 milioni in più di prima, tu mi dici che è allettante. Ok, ha spaccato tutto. Tu mi dici che è allettante. Tu mi dici che è allettante. E quindi va bene così. Però adesso signori zitti. Boni, zitti, boni, perché ci siamo trovati già due volte in questa situazione. Con la squadra che accettava il giro 3, no. Vi parlavo di un altro francese di nome Corentin Tolisso. Adesso vediamo Pogba. Trattiamo. Allora, ruolo squadra cruciale. Direi che non ci sono assolutamente problemi. Andiamo avanti. Quanto contratto vuole non l'ho letto, però io ho 5 anni anche perché lui comunque è anche abbastanza giovane, ci soddisfano i termini, ignora clausola rescissoria. Allora, io la cosa figa in questo momento, anche se sopra dice di no, è che posso pagare, cioè teoricamente 500.000 ce li ho, vuole 3,90 lui, scusa 500.000 non te li posso dare? No, è incredibile, no, è una situazione fuori dal comune. È una situazione fuori dal comune. Cioè io devo capire come funzionano queste trattative. A questo punto qui te la faccio. Veramente no, stipendio. Allora lui vuole addirittura 6 milioni poi di stipendio. No, presenze pure il bonus. Quindi 4,91 è lo stipendio che vuole lui. Cioè è bonus ingaggio. Stipendio io più di così quanto te do. Ti tolgo il bonus. Mi sa che quello è il problema, sapete? Sì, sì, è quello il problema. Togliamo il bonus. Cioè togliamo, quantomeno abbassiamolo. Ragazzi, ho capito questa cosa alla fine di FIFA 18. Cioè capiamoci. Vediamo un attimo. 2,70 qua. Ci diranno comunque di no. Però io le ho provate tutte. Non ci siamo. Pertanto non è più interessato a trasferirsi. Bene, storia già sentita, copione già letto. Io ragazzi sono veramente in confusione in questo momento perché siamo alla fine del mercato. Mancano esattamente 8 ore. Ditemi voi, ditemi voi.